883, da sempre la mia annata preferita. Credo sia il caso di festeggiare oggi, che dite? Ci troviamo qui nel salotto buono degli studi di FMP per parlare, per l'appunto, di una notizia di poche ore fa. Il tour di Max Pezzali con Neck e Francesco Renga. È una notizia straordinaria. Se ci doveste chiedere a noi di FMP cosa pensiamo di questo progetto, sicuramente la prima cosa che ci viene in mente è che è un unicum. È un'occasione a cui non si può mancare. Di conseguenza, siamo sempre più incuriositi da quello che sarà il futuro album di Max Pezzali. Per quanto riguarda poi la canzone Duri da battere, è sicuramente un brano altrettanto orecchiabile quanto le canzoni alla radio. In merito ad alcune interviste che sono state fatte oggi stesso ai tre cantanti, sono emerse varie tipologie di news. Il videoclip, ad esempio, di Duri da battere uscirà a brevissimo e sarà sconvolgente, anzi sorprendente, come hanno detto i tre artisti. Purtroppo invece non è trapelata alcuna notizia su una probabile data di uscita del nuovo album di Max, ma non vi preoccupate che vi terremo aggiornati non appena sapremo qualcosa. È molto probabile che venga fatto un DVD live o addirittura un CD live. Un'ultima cosa importante da parte di noi di FMP: tenete gli occhi ben puntati sullo schermo del vostro computer o su Ticket One, perché le date del tour che sono state annunciate sono soltanto alcune. La prima data è Bologna, se non erro, il 20 gennaio. Prima della data zero di Bologna ci potrebbero essere, come hanno detto i tre artisti, altre date. Come siamo soliti fare, vi terremo sempre aggiornati su Max Pezzali e su questo progetto incredibile. L'ho già detto che è incredibile. Soprattutto, ci dovete dire voi se il progetto vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se avete già in mente una scaletta particolare per il tour. Anzi, potremmo farlo. Ad esempio, perché non ci dite, ad esempio, quale potrebbe essere una scaletta? Tanto so che tra di voi ci potrebbero essere dei fan di Neck e di Francesco Renga. Come ben sappiamo, i Max 20, queste tre persone, hanno unito le forze per cantare Nessun rimpianto ed Eccoti. Quindi davvero, diteci quale potrebbe essere un'ipotetica scaletta unendo praticamente le tre forze. Un saluto da FMP, che qui si continua a festeggiare perché la notizia è veramente una grande notizia. Salute!